signori, sta per partire un evento unico, un evento eccezionale, targato Carnevale 2018, targato Creatum, il Circo delle Meraviglie, una tradizione veneziana che risale a tempi antichissimi, quindi avvicinatevi al palcoscenico. Ma dico bene, Lola, però poco, per la prima volta su questo palcoscenico? Per la prima volta su questo palcoscenico andrà in scena la rievocazione della ballata dei pugni, signori. So for the first time on the Carnival of Venice, the Carnival Creatum, bella, the Civitas Ludens, here in a few minutes the Ballad of the Punches. Et dans quelques instants, vous pourrez pour la première fois admirer cette antique tradition vénitienne. Même elle existait avant même que Venise soit construite. Elle s'appelle la Ballade des Points. Sì, sì, allora da tempi molto molto antichi, ancora antecedenti la fondazione di questa gloriosa città, due fazioni si contendevano il potere su queste terre, e con la nascita di Venezia questa tradizione di lotta si consolidò, tanto che la Repubblica Serenissima sfruttò questo antico furore per addestrare i propri cittadini alla guerra. Yeah, in all times, even before the foundation of this glorious city, two groups used to fight for the power over these lands. With the birth of Venice, this tradition of the battle settled down, and the Serenissima Republic took advantage of the ancient rage and used it to train their own citizens for the war. En effet, bien avant que Venise existe, il n'y avait que des marécages ici. Et il y avait différentes factions. Et ces factions se donnaient à coups de poing. Voilà. Et quand la Sérénissime a commencé à exister, elle a continué à utiliser cette tradition pour entraîner ses habitants alla guerra. Eh sì, allora queste due fazioni che si contendevano, si dividevano la città, si chiamavano Nicolotti e Castellani. Ma dai! Ogni anno, armati di bastoni, si sfidavano in sanguinosissime lotte sui ponti della città, coniandone anche il nome. Se andate in giro per Venezia trovate proprio il Ponte dei Pugni. Eh sì, è vero, è vero. The two groups that divided the city were called Nicolotti and Castellani, and every year they fought their bloody battle on the bridges of the cities, which started the expression the Bridge of Punches. Et ces deux factions, qui s'appelaient les Nicolotti et Castellani, se rencontraient chaque année sur certains ponts ici à Venise. Et un pont est bien connu, c'est le pont, il Ponte dei Pugni. Eh sì. Ma allora, per spiegarci bene questa tradizione così antica, facciamo entrare una persona che è proprio designata consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del comune di Venezia, Giovanni Giusto, Giovanni che ci Giusto, raggiunge qui sul qua, palco. Designer Counselor of the Tutela of the Traditions of the City of Venice. Buongiorno Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Allora, qualche parola per entrare, ed è cosa vedremo tra poco su questo palcoscenico? Ma sicuramente è un tassello di storia che oggi noi recuperiamo. Siamo con l'immaginario nel 1500 circa, quando il popolo veneziano era diviso in due fazioni. Mai nulla nel mondo non ha avuto una contrapposizione. C'era anche Venezia. Guelfi, Ghibellini, Guelfi, ricordiamo. Ghibellini. Montecchi, Capuletti. Esatto. Ne abbiamo molti. E li avevamo anche a Venezia. Erano praticamente i Castellani, riconoscibili dal cappello rosso, a baretta rossa, e i Nicolotti, riconoscibili dalla baretta nera. Nera. E questi, ogni tanto, il doge dava loro permesso di confrontarsi, come a quei tempi si usava, certo, non verbalmente, in modo più cospicuo, più e fisico, massiccio, cioè, sì, esatto, fisico, diciamo così. Ed oggi andiamo a ripristinare proprio quello. In realtà avremmo dovuto avere un ponte. Ah. È famosissimo il Ponte dei Pugni, certo, in Campo San Barnaba, oppure attraverso alcune stampe notissime, quelle, i dipinti del Longhi, dove si vedeva proprio lo scontro fisico. Assolutamente. Chi rimaneva sopra il ponte aveva ragione, su quello era in discussione. In realtà era anche un sistema da parte della Serenissima di mantenere la popolazione pronta alla lotta,
Era una sorta di allenamento fisico, in modo che all'epoca lo scontro bellico era frequente, la popolazione era pronta sicuramente a difendere la loro causa e la nostra grande città. Allora ripasso il colore del berretto, rosso per... Rosso i Castellani. Red Hat for the Castellani. E nero i Nicolotti. Black Hat for Nicolotti. Donc les deux factions, il y a les Castellani qui ont un bonnet rouge et i Nicolotti qui ont un bonnet noir. E è semplice, eh? Dopo si danno a pugni. Dopo si danno a pugni, i cappelli voleranno sicuramente. Ma vi faccio attenzione a notare quello che era sicuramente diabolicamente lo strumento che veniva loro concesso durante a queste lotte. Quindi non soltanto i pugni, ma anche un attrezzo. Era un bastone, si chiama cornoler. Va bene, dopodiché è stato vietato perché il bastone era stato appuntito e adoperato in modo anomalo. E allora non si poteva più. Comunque sicuramente un qualcosa di anche divertente, ma attenzione che è puramente e di alta sicuramente cultura, perché noi oggi, anziché non abbiamo sempre tanta voglia di andare a leggere, no? I libri di storia, oggi acquisiremo direttamente la storia, la cultura, il sistema di vita normale dei tempi della Repubblica Serenissima, coinvolti tutti in quella che sarà la vera grande azione. È un qualcosa di spettacolare. Voglio ringraziare, qui chiudo, il maestro. Noi abbiamo, quando parliamo di arti marziali, in tutto il mondo si pensa all'Oriente. Certo. E invece noi abbiamo da sempre le nostre arti marziali. Noi oggi dobbiamo ringraziare colui che le ha mantenute vive. Il nome di battaglia è Leo Lazzarini ed è un maestro cultore, fra le altre cose che lui fa, un maestro di arti marziali venete. Venete, e no? Sono quelle che andremo a vedere oggi. Quindi meraviglia. Grazie Leo. È laggiù, eccolo Leo, il nostro grande maestro di arti marziali. Allora vediamo una cosa che si vedeva nel 1500 sui ponti di Venezia, una battaglia a colpi di pugni, bastoni e anche parole pesanti. Allora vedo naturalmente. Che ci sono tanti bambini qua che li vedo scalpitanti e faremo una cosa fisica. Pregherei i genitori di tenerli perché sono andati in giro per il palco. Hold your kids please because we are going to a fight. Yes. Bene, okay, allora siamo pronti. Vuoi lanciare tu la battaglia? Iniziamo subito, signore e signori, per voi la battaglia dei pugni. So let's start with a battle of punches for you. Io ricordo, ricordo la speranza nei cuori di molti, con le nostre città imperiali alle spalle, e nel fuoco di un barbaro rancore si consumava un'era dove l'aquila volava alta nel cielo. Bagliori rossi, gremisi lingue ad indicare dove il dramma si stava consumando. Quel dramma di un fuoco che sembrava inestinguibile, che neanche le acque di questo mare amico si temeva potesse averne ragione, di questo mare amico che in questo luogo si fa dimora interna, piccola alcova, come nido sicuro per genti alla ricerca di una patria perduta. Così, così come quel nome tenuto come seme prezioso all'interno del cuore degli uomini e portato fin dove la memoria ne potesse serbare la forza. E quando null'altro ti resta, il nome diventa tutto. E a quel nome noi ci aggrappammo come naufraghi ad un legno.
E qual è quel nome? Venetia. Terra antica. Venetia. Nome amato. Venetia. Perduta al di là di questo piccolo fiume, la Venetia. Disperata. Oramai terra di confine. La Venetia. Che voleva risorgere. Ma non lontano questa volta ce ne andremo. La tua gente come esuli in terra propria, come Antenore, a cercare con l'aiuto degli dèi un altro porto amico, ma non lontano, no, non lontano questa volta. Altino e distrutta, Aquileia in fiamme, Concordia brucia. Patavium piange i propri figli ed io ricordo una promessa, una profezia. Pax tibi marce. Evangelista Meus. Pax tibi marce. Evangelista Meus. Non lontano ce ne andremo. Mai più le spalle volteremo. In queste lagune il nostro limes. Qui impianteremo questo seme che è potenza. Questo seme che è ricordo. Non lontano. Non più. Ed io ricordo. E pietra, su fango e melma, e sudore del corpo e fatica del cuore, in questa terra nostra intrisa di vimini e sangue. E io vidi il fango trasformarsi in pietra, gli alberi in navi possenti, vidi la forza incarnarsi nella potenza e vidi l'aquila diventare leone, e io ricordo. Perché io sono il leone e questa è la mia città. Gloria a te, città del leone. Dopo aver recitato alcune parole che ricordano la fondazione della città di Venezia, ora Leo eseguirà dimostrazioni di attacco e difesa con il corno Ler. Ma prima? Il signor Alessandro Carani nel 1550 parla di questa usanza che poi vi racconterò come nasce. E sentite che bello, in un'epoca in cui si parlava di inquisizione, a Venezia si parlava di dei senza nessun problema. È in lingua veneta. O Marte, o Bacco, o Fradei giurai, d'armi e del goto tutti do paroni, mi ve prego, qui oci al cielo alzai, donemme grazia, cari compagnoni, che mi possa cantare le guerre, i fatti dei castellani, canaruoli e gnatti. E ti, Venere, morosa de Marte, pregalo per suo amor che sia contento de fasta mia impresa vittoriosa. Non te voglio offrir né oro né argento, che beve trovo in così pericolosa fortuna o contra il mar, tempesta e vento. Pur spero col tuo aiuto e il bel conforto di poter entrare come barca sicuro in ogni porto. Per certe risse vece dei miei anni, ogni anno se uso far la gran guerra dei Nicolotti contro i castellani, sui ponti ora de legno e ora de piera, a darse vede bastonai da cani, e chi buttare in acqua e chi par terra, e quei gambe rotte, e quei visi mastrusai, e qualcuni da sta vita anche cavai. Spero che capi più tutti, no? E allora, cari miei signori qui convenuti, questa storia dei Castellani e Nicolotti trae la loro origine agli albori di Venezia. E il popolo veneziano, a differenza dell'aristocrazia, grandissima aristocrazia, ha trovato anche il modo di renderla un mito. Quindi si parla proprio delle origini, o quella del Canal d'Arco, la grande battaglia che coinvolse l'isola di Eraclea contro Jesolo. Equilus, erano isole a quel tempo, voi andate a Jesolo adesso, però era un'isola così come Eraclea. Il potere militare ad Eraclea con Ipato, il cavaliere, a Jesolo avevamo il vescovo. La battaglia del Canal d'Arco, Archimicidium, botte da orbi non ha vinto nessuno, ma una cosa è diventata importante perché Rivoalti e Venezia prese più potere. Ma quell'antica divisione tra Eracleiani e Jesolani è rimasta viva in tutta la storia di Venezia. Quindi, Arsenalotti, Arsenali, Castellani,
qui che lavorava con Eraclea, qualche volta scivolo in lingua veneta, Jesolo, Nicolotti, San Nicolò di Mendicoli. E ora vi farò vedere alcune tecniche particolari di quel bastone che i nostri nonni usavano per divertirsi nei ponti. Il famigerato Cornoler. Daco! E adesso Leo eseguirà le dimostrazioni di attacco e difesa e disarmo con il Cornoler, l'antico bastone da combattimento veneziano. This is the moment in which Leo... Bastone di un metro di lunghezza 90, qualche volta arrivava a 3 cm al tacco, doppiamente appuntito. Qui usiamo una versione edulcorata per voi. Noati sarissimo un pochettino più carogne, però va bene anche questo. È la classica scherma di bastone della Venezia. Disarmi. Presa. Altro disarmo. Presa sul pollice. Gioco stretto. Punta. Tutti i colpi valevano. Roversi, sgualimbri, sbassi. Punta prima, punta sesta. Era più importante far male all'avversario quanto proteggersi. Quando il bastone non serviva più, le classiche della scherma italiana. Soprana. La classica che vedete. La sottana. I colpi. Che si diceva che i veneziani avevano un pugilato particolare, fatto soprattutto di pugni di punta. Anche se nella scherma italiana abbiamo le mazzolate, nei nostri dipinti, stavo per dire fotografie, dei ponti, trovi personaggi in questa situazione. Gomiti a riparare, per arrivare i calci, mai sopra le ginocchia. Questo era quello che succedeva. Ora vedremo quei bastardi, io sono Nicolotto, quei bastardi castellani, cosa succede? Pat, e di chi sito? Era talmente presa Venezia da questa sua divisione popolare quanto unita all'esterno. Ed è una cosa che è un miracolo, non esiste un'altra città così. Divisa tra i popolani, unita politicamente. Guardate cosa succede. Qui entrano in scena le fazioni dei Nicolotti e dei Castellani. Now entering in the scene are the two groups of Nicolotti and Nicolotti! Castellani. Oh, she got. Castellani! Castellani! Coi tonni e coi sguembri! Ne qua tu! Becameremo tutti! Ne qua dura che non si squaggia! Castellani! Sì, tutti i gran si stanchi! Spolpemo tutti quanti. Mamma Venezia, Samaco. Mamma Venezia, Samaco. Mamma Venezia, Samaco. Come vedete, parole, motteggiamenti, ma l'inneggiamento a Venezia e al patrono era per tutti e due la stessa. Non cambiava nulla. Come venivano queste piccole battagliole? Che se anche il Senato, il Maggior Consiglio, le vedeva così un po' come fumo negli occhi, vi assicuro che i popolani se ne fregava. Ma se ne fregava proprio? No, io no. Nonostante i divieti più sì, che volte so. Buttati, i nostri signori Castellani e Nicolotti continuavano a darsi di santa ragione.
E prima, signori, e prima, prima c'era la mostra, cioè il combattimento tra campioni. Si sfidavano come dei galletti. Prima il combattimento di campioni in cui tutte le tecniche venivano mostrate e di pugno e di bastone. I primi campioni. Via i primi campioni. Stop un attimo. Allora, seppur i combattimenti fatti in maniera più dolce, proprio perché la vostra gentile presenza denota uno studio didattico, non in realtà della vera efficacia, della vera violenza, si stanno picchiando sul serio. Quindi lo fanno per voi. Un bel applauso, per favore, a questa gente che comunque lo sta facendo per voi. Mamet! Marcus! Secondi campioni! Secondi campioni! Chi è che tocca? Volta! Si poteva usare, aspetta, nei ponti si poteva usare anche la targa o broccoliero. Nero, Sato! Anche il pubblico può partecipare incitando Nicolotti o Castellani, bravi, nella battaglia. Bene, bravi, adesso stiamo vedendo i campioni, porta, pubblico, che sono porta. Spalleggiati dalle fazioni rispettive. Altri campioni, chi tocca? Altri campioni? Chi altri vuole sfidare? Chi tocca? Porta! Terza sfida di campioni tra Nicolotti e Castellani. Monta la loro furia, spalleggiati dalle loro fazioni. Si arriva al corpo a corpo, dopo le bastonate si arriva al corpo a corpo, ma non è finita
i colpi a terra. Bravo. Accompagnati dalle frasi di dileggio classiche. Alla fine del combattimento tra campioni c'era la guerra ordinata, partiva con i bastoni e poi con i pugni. Guardate che divertente, ma osservate un po'. Catena! Catena. Catena, per qualcuno simbolo di schiavitù, per altri simbolo di fratellanza. La catena prende in catena, ma è anche ormeggio sicuro. E guardate un po', nella vittoria tra Castellani e Nicolotti c'era bisogno di una frontiera, di un limes. La fratellanza, questo è il nostro limes. E osservate un po'. Skenepe! Senza superare il limes, il limite imposto, si sfidano le due fazioni di Nicolotti e Castellani a colpi di bastone, di pugni e poi successivamente anche con il corpo a corpo. Signori, guerra ordinata! Guerra ordinata! Due bastoni! Ora la prima fazione che riesce a spingere l'avversario al di là della linea vincerà il match. Distacco! 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 Se le danno davvero. Typical Venetian box. Ancora! Mazza. The war of the punch. Castellani hanno vinto questo primo match, che non sarà l'ultimo della giornata. Riprendere le fila. Castellani! Bravi ragazzi, bravi. Finiva la conquista di un limes, il ponte, significato metafisico di conquista di territorio. E chi vinceva? Il Cornoler d'oro. Dove trovasi? Venga Tigro, un applauso a Tigro. Sarà un Nicolotto. Buba. Vittoria dei Castellani. Sciarpa rossa, sciarpa nera. Ecco il premio per la fazione. Sciarpa rossa, sciarpa nera. Datemi la cintura. Premio per la fazione vincitrice è un Cornoler dorato. Prize for the winner will be given by the Cornoler dorato, the deadly Venetian battle. Fatto storico. Alla fine della battaglia, nel 1848, davanti alla Basilica di San Marco, si trovarono annodate due sciarpe, una rossa e una nera,
a dimostrazione che Venezia e il popolo veneziano era sempre uno. Mamma Venezia! Mamma Venezia! Mamma Venezia! Samanca! E grazie a tutti, alle 5 e alle 6 siamo ancora qui, gentilissimi. E a coronare la reale vittoria di entrambe le fazioni. Ricordi Castellani. Una sciarpa nera e rossa viene annodata insieme al grido di Mamma Venezia e San Marco Pare. Grande. Per celebrare l'unità del popolo veneziano. La battaglia dei pugni torna alle 5 del pomeriggio, oggi. Yes, a big applause for them. Typical Venetian tradition. The Battle of the Punches we will see later at 5 o'clock again on this stage. Thank you very much. Thank Merci. You. Merci à nos amis vénitiens qui nous ont offert ce combat antique et traditionnel. Et vous aurez l'occasion de les revoir tout à l'heure en fin de journée à... Alle 5. À 5h, à 15, à 17h. Merci. Ma adesso vanno a bere uno spritz tutti assieme, eh? Adesso vanno a bere uno spritz tutti assieme, secondo me, per ricaricarsi delle energie spese. Su questo palco hanno fatto sul serio, ve lo possiamo assicurare. Ma diciamo che hanno giocato nel vero stile, nel vero tema del carnevale di Venezia. Come hanno giocato alla battaglia, alla guerra. Certo. Ma soltanto veramente un gioco, come avete visto. Poi hanno unito le sciarpe degli stessi colori proprio come simbolo dell'unione, e che tutto questo era semplicemente finzione. Comunque io ti favo per i Castellani. Eccolo là.